Ciao a tutti, da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti. Oggi vi chiedo scusa, sono arrivato un po' lungo, quindi niente sigla, niente musichetta di fondo, puntata veloce e quindi neanche, come dire, tanta rifinitura nel montaggio. Questo perché oggi siamo stati a prendere questo bolide, o meglio a riprendere questo bolide che l'abbiamo fatto un po' più carino e quindi ho tutto un po' sottosopra e devo scappare e sono arrivato pure tardi. Comunque, andiamo alla puntata di oggi che ci sono un sacco di cose di cui discutere e soprattutto tante cose interessanti che riguardano Ferrari e Red Bull. La prima di tutte è questa: dopo la grande festa della Ferrari, anche Binotto ha festeggiato tantissimo, mi è andato l'occhio su un dato particolare, ovvero questo. Qui abbiamo le quattro monoposto motorizzate Honda che hanno le quattro migliori velocità e poi le Ferrari, le due Ferrari che hanno dominato la gara, addirittura Charles Leclerc che l'ha vinta a 302. Bene, adesso ritorneremo su questo dato, ma passiamo prima da questa immagine. Mi aveva parecchio incuriosito come al giro 18 Leclerc fosse uscito dall'ultima curva con un incredibile vantaggio e mi sono chiesto: ma come ha fatto Verstappen a fine dritto, anzi prima della fine del rettilineo, ad affiancarlo e poi superarlo? Perché qui non sono neanche in frenata, eppure vediamo che Verstappen è già davanti. Ebbene, la risposta sta in questo: Verstappen non è stato l'unico ad avere problemi in gara. Dopo il primo pit, in Ferrari hanno avuto nella macchina di Leclerc un problema alla ricarica della batteria. Leclerc non aveva tutta la potenza, o meglio, quando è entrato ai box aveva sfruttato circa il 50% della batteria, quindi non poco, anzi veramente tanto. Forse qualcosina di più del 50%, perché per difendersi dall'undercut ha fatto un giro di rientro molto molto veloce. Poi però cosa succede? Quando esce, gli dicono di mettere lo stato di ricarica della batteria in posizione 8. Allora, vi spiego un po' come funziona. Loro hanno diversi settaggi. In genere, quando tu attacchi quel bottoncino si mette a 5. Salendo per questa scala abbiamo sempre più ricarica, ma sempre meno batteria, quindi sempre meno potenza che arriva dalla parte elettrica del motore. Il che può voler dire anche 50 km/h sul dritto, che sono veramente tanti e sono esattamente quelli che ci sono stati di differenza al giro 18 in questa fase. Perché a Leclerc non funzionava la ricarica, gliel'hanno fatta mettere a 8 al giro 17, dove ha subito il primo sorpasso. Poi, sempre il giro 17 che arriva al 18, l'hanno settata a 9 e Leclerc stava impazzendo perché diceva: ma così non mi posso difendere. E addirittura all'imbocco del giro 18 qui avevano un settaggio a 10 che si usa di solito quando siamo a fine gara o quando il pilota è davanti in totale controllo. Ecco perché la Red Bull gli ha mangiato tutto quel vantaggio, perché lui praticamente qui non aveva il motore elettrico e ha potuto fare il controsorpasso nel rettilineo che porta a curva 1, 2, 3, 4. Solo perché aveva il DRS e non c'era un rettilineo lunghissimo e quindi il motore non era impegnato al massimo e non aveva bisogno di quel surplus di potenza che arrivava dalla batteria. Questo evidenzia quanto sia stata buona la Ferrari nella rimanente parte della pista, cioè a livello di telaio, di trazione, di tutto, gli ha fatto un mazzo così, senza discussioni. E quanto sia stato bravo Leclerc a poter controbattere subito a Verstappen, nonostante questo deficit di potenza importante. Ma poi emerge anche un altro dato, anzi altri dati. Guardate qui, numerino 7, quella è la marcia. Praticamente in rettilineo Leclerc non metteva l'ottava marcia perché in settima marcia con i giri motori più alti la batteria si ricaricava prima. In questa fase, guardate la freccia gialla, si trova al 18%, quindi un valore bassissimo. Loro devono averla dal 48-50% in su per poter stare un po' tranquilli in bagarre. Quindi questo ci fa capire davvero quanto sia stato bravo Leclerc, anche perché ha
con quella marcia tu i 300 difficilmente li superi, eh? Andiamo avanti, motore, e qua c'è un'altra novità, sempre in casa Ferrari, poi chiudiamo con la Ferrari e passiamo alla Red Bull. Dalla prossima gara la potenza del motore Ferrari sarà leggermente aumentata fino a slegare tutti i cavalli. Questo perché in Ferrari vogliono essere sicuri della affidabilità del motore, quindi andranno sempre ad aggiungere un pochino di cavalli, un pochino di cavalli, quindi ad utilizzare mappature più estreme, fino ad introdurre, crediamo dopo il quinto Gran Premio, una modifica importante alla Power Unit. Quindi questo, tradotto in soldoni, significa che la Ferrari è andata abbastanza di conserva a livello di motore, quindi a livello di sfruttamento della Power Unit. Ale, mamma mia, questo è un dato veramente positivo. Ma invece vediamo cosa hanno fatto dall'altro lato in Red Bull per contrattaccare questo inaspettato dominio in qualifica della Ferrari. Hanno fatto questo, guardate un po'. Pam! Qui vediamo le velocità. Avevamo detto le Honda sono andate tutte più forti. Verstappen, che ha fatto un sacco di gare in scia, ha raggiunto quella velocità. Leclerc, che la scia l'ha avuta poco e niente, forse solo qualche doppiato, perlomeno sul dritto principale, alla velocità più bassa, ma anche Sainz alla velocità più bassa. A che cosa è dovuto questo? Alle ali, alla regolazione del secondo elemento, quello più in basso, dell'ala posteriore. Guardate Verstappen, praticamente ce lo aveva tanto chiuso, freccia gialla. Leclerc, la parte bassa dell'ala, secondo elemento dell'alettone posteriore, si vede molto di più dalla vista frontale. Quindi loro in Ferrari avevano un drag molto superiore rispetto agli avversari, o forse è il caso di dire che in Red Bull avevano poco drag. Perché? Perché guardate, hanno fatto anche questo. Hanno chiuso tutte le feritoie, o quasi tutte, cioè quelle che vanno dalla prima freccia gialla piccolina a sinistra alla seconda freccia gialla, e hanno lasciato solo questo sfogo dell'aria calda, quello indicato dalla freccia rossa. Questo per migliorare la penetrazione aerodinamica. Ciò ha fatto scaldare e di parecchio il motore. Loro sono andati tranquilli perché pensavano ci sono 24 gradi. Lì sono scaturiti i problemi di affidabilità. E perché ve lo possiamo dire con certezza? Perché la Magneti Marelli e anche la Bosch, che forniscono le pompe, i due componenti delle pompe della benzina, delle pompe della benzina, hanno negato qualunque tipo di problema. Quindi il problema che hanno avuto i motori Honda è di surriscaldamento della parte elettrica. Non a caso, se vi ricordate, prima che Sainz superasse Verstappen, ci sono stati tutte quelle lucine, quelle tre luci che lampeggiavano di ricarica, che si vedevano dal posteriore della vettura di Verstappen. Quindi questo, in parole povere, significa che loro avevano già un problema alla parte elettrica del motore. Quindi non c'è stato problema alla pompa della benzina, perché i due fornitori, Bosch e Magneti Marelli, hanno, uno fornisce una componente e l'altro quello che regola la pressione, adesso non ricordo bene i dettagli, hanno negato qualunque tipo di problema. Quindi la Red Bull, chiudendo gli sfoghi d'aria, le feritoie, per avere una monoposto molto più veloce sul dritto e portando un'ala meno carica, si è fregata in due aspetti: la gestione delle gomme, la guidabilità nelle varie curve e soprattutto l'affidabilità del motore. Quindi questo ci fa capire che neanche dal punto di vista del motore, della velocità sul dritto, loro sono così tranquilli. Indubbiamente la notizia di oggi, che la Ferrari ha ancora cavalleria da sfruttare, non gli deve aver fatto bene, ma onestamente non sono neanche un po' dispiaciuto. Scusatemi, dovrei essere un po' più imparziale. Bene, detto questo, andiamo avanti. Allora, questi sono gli ultimissimi messaggi che
un po' di premura o di prescia, se preferite, come dice Montalbano, ho visto al volo, ovvero Alain Potenziani mi ha detto sto racing time è droga. E qua, a quando la prossima puntata? Oggi, caro mio. Poi Corrado Giancaspro ci dice: Nicola, i tuoi video sono come colazione, spuntino e cena. Grazie, ma grazie a te. Invece Fabrizio, anzi, Fabrizio lo nominiamo per ultimo. Fenix Grande ci dice una cosa qui, di cambiare la intro e mettere, leggetelo voi, ancora un altro soggetto. Quindi se la cambio è colpa sua. Infine, Fabrizio Anselmi ci chiede se è normale che una parte dell'ala anteriore della... Allora, aspetta un attimo, del flap che si stacca e il resto... Ok, quindi suppongo che dica... Sì, ala anteriore Mercedes, se è normale che una parte dell'ala anteriore della Mercedes fletta e si stacchi un po' ad alta velocità dal resto del tutto. Ebbene, ragazzi, sì, assolutamente sì. E vi spiego perché. Perché c'è una certa tolleranza consentita dalla federazione. Comunque, scusatemi, voglio rileggere bene il messaggio. Allora, sull'ala anteriore Mercedes si vede dalle immagini una parte del flap che si stacca dal resto del flap ad alta velocità. Non è una normale flessione ammessa, ma un dispositivo mobile che è vietato. Cosa ne pensate? Allora, no, in realtà questa cosa è stata attenzionata alla federazione. La federazione ha detto che è regolare perché una certa flessione delle componenti fino a un certo punto è consentita. La Mercedes rientra in questo parametro. Ecco, stavo cercando di fare le cose di premura, mai fare le cose di premura. Ok. Chiudiamo con questa puntata con le ultime battute. Una è questa, ragazzi. Ieri era il compleanno di Ayrton, 62 anni. Ebbene, ovunque tu sia, auguri Ayrton, auguri di cuore. Penso che questi auguri non vengano solo da me, ma anche da voi e da tutto il mondo del motorsport e anche oltre, perché Ayrton era ed è universale. Bene, detto questo vorrei fare i complimenti a quattro piloti. Uno, Vito Leonardo Pignalosa, Antonio Cirelli e Alfio Spoto, che hanno guidato quella macchina in maniera incredibile, sono piloti SN1, e hanno fatto veramente degli ottimi, ottimi, ottimi test in vista della gara. Sono tutti e tre rossi, come vedete. Bravi, un plauso a loro. E poi per una vittoria di un altro mio pilota, quello che vedete sul gradino più alto del podio, si chiama Francesco Benfatto, io festeggio, voglio fargli i complimenti e quindi voglio un attimino metterlo sotto le luci del palcoscenico, dei riflettori di Racing Time. Bravo Francesco, ha dominato una gara all'autodromo Valle dei Templi con la sua 500 Abarth pazzesca, 300 passacavalli di pura adrenalina. Ragazzi, prima o poi questa vi prometto che la provo. E niente, i corsi con lui vanno bene. Difatti, ha fatto risultato. Bene, ragazzi, da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e come ci hanno suggerito dal maglioncino rosso è tutto. Vi prego di mettere un like, un messaggio, condividere il video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. E ho deciso che da qui a Jeddah vi lascerò sempre alla stessa maniera. Ciao, cioè con questa sigla di chiusura che a quanto pare tanti di voi hanno apprezzato e che ogni volta che vediamo e rivediamo mette sempre i brividi. Un bacio a tutti, ciao!